Assenza di conflitto significa che non c'è dispersione di energia. Sri Amma Bhagavan. L'assenza di conflitto. Domanda: Bhagavan, come facciamo ad accettare le cose? Sri Bhagavan. La mente è un ottimo uomo d'affari che ovviamente fa ciò che è vantaggioso per lei. Quello che non è vantaggioso per lei non lo fa. Quando non accettate qualcosa, considerate innanzitutto che quella cosa è lì, esiste. Non potete illudervi che non ci sia. Combattendo con essa, state creando un conflitto. Con il conflitto c'è una grande dispersione di energia. Quando l'energia viene perduta, diventate infelici e vi sentite dei falliti. Se invece accettate sempre ciò che c'è, non c'è più conflitto. Assenza di conflitto significa che non c'è dispersione di energia. Quando l'energia è quieta, non c'è dispersione di energia. Questa diventa gioia e felicità che conducono a maggiore successo. Se riuscite a vedere questo intero processo, allora arriverete all'accettazione naturalmente, perché è la scelta migliore per voi. Voi non fate di solito cose inutili, ma in qualche modo voi credete che lottare sia un bene, quindi lottate. Quando osservate che la lotta non è vantaggiosa, allora la smettete. Dovete capire che tutti i conflitti non sono vantaggiosi per voi, allora è tutto finito. È molto semplice. Però, siccome non siete abituati a questa osservazione, la situazione diventa difficile. Una volta imparato, è facile come respirare, ma fino ad allora voi pensate: oh, come farò a riuscirci? Ci vogliono un po' di sforzo e di comprensione. Sarà ancora difficile, ma io sono lì. Se sapete come chiedermelo, vi posso aiutare a farlo.